Buongiorno ragazzi e ragazze, sto andando, mi sto vedendo con Tomasci, in realtà, ma ci incontriamo dal dentista. Molto interessante, ma sto accompagnando lui dal dentista perché ha il controllo per l'apparecchio. E sono passata dai mercatini di Natale, che sono bellissimi, sono davvero bellissimi. Mi piace un sacco l'atmosfera natalizia, anche se fa parecchio caldo, devo dire, per essere quasi dicembre. Questo è il mio outfit, non so se si riuscirà a capire tantissimo. Comunque ho gli stivali, quelli alti, che cadono costantemente, che ho preso su Asos. E poi quest'altro abitino, mi sembra di averlo preso anche questo su, o da Zara o su Asos. E poi la sciarpa Burberry e il cappotto Stella McCartney. Siamo tornati a casa, Tomas ha sistemato l'apparecchio, quindi tutto a posto. E io adesso sono qua nel mio studio, che ovviamente riconoscete, perché, allora, non so se lo sapete, ma si sta avvicinando il Black Friday, che è una cosa americana, ma in realtà è tipo... sta diventando molto famoso anche da noi. Praticamente ci sono un sacco di sconti, sali, eccetera. Appunto, sarà questo venerdì e io sto tenendo d'occhio un sacco di cosine sui miei siti preferiti, tipo queste sono le cose su Asos. Ci sono un sacco di cose carine che voglio prendere e vi voglio far scoprire un sito, ma questo è solo uno dei siti che sto tenendo sott'occhio. Prevedo molto molto shopping questo fine settimana. Un sito che voglio farvi scoprire, che mi ha contattato, ma è una cosa che io ho utilizzato subito, già prima di parlarvene in realtà, perché è molto utile, ed è si chiama picodi.com. Lo vedete, picodi.com. La cosa, la figata di questo sito è che praticamente ti fornisce gratuitamente un sacco di codici sconto per un sacco di vari siti, tipo Just Eat. Io ordino un sacco di volte su Just Eat e ci sono promozioni, sconti, riduzioni, eccetera. Uno dei, ecco, c'è anche Kiko, una delle promozioni di Fusione Tessile, che ha un sacco di cose di Max Mara e di Max & Co. E una cosa, un sito che io ho utilizzato moltissimo, cioè gli sconti, appunto, sono quelli di Asos. Ci sono sempre i codici sconto e tutte le varie promozioni possibili e immaginabili su un sacco di siti. Ci sono anche Douglas, Sephora, Pandora, insomma tutti i siti, Foreo, che conoscete bene se seguite i miei video, perché è un brand che amo. È molto semplice, in realtà non bisogna fare niente se non andare su picodi.com, scegliere, potete scrivere qui il sito che state cercando, il brand che state cercando, oppure andate e guardate tutta la lista delle promozioni. Poi basta copiare il codice sconto e poi incollarlo nel sito dove state facendo shopping prima del checkout. Insomma, lo sapete come funziona, è molto molto utile, appunto, perché ci sono un sacco, veramente ci sono 1029 negozi, quindi provate ad immaginare. Quando mi hanno contattato non conoscevo questo sito, ma l'ho già utilizzato prima, appunto, di filmare questo video. L'ho utilizzato per me sia su Just Eat che su Asos, quindi è sicuramente molto consigliato, perché insomma risparmiare è, non è mai malaccio, se vogliamo dirla così. E quello che vi consiglio è, appunto, tenere d'occhio questo sito, soprattutto nel Black Friday, come sto facendo io, perché ci sono un sacco di sconti attivi e qui li trovate tutti su, in un unico posto, appunto. Comunque vi lascerò nel box informazioni il link a questo sito dove potete trovare tutti questi sconti, questi codici sconto. Io in realtà volevo truccarmi, ma non faccio in tempo perché abbiamo fatto un giretto nei mercatini di Natale prima di tornare a casa, quindi non faccio in tempo a truccarmi. Adesso devo subito uscire e vado a fare il filler al labbro. E altra cosa che volevo anticipare, cioè volevo spiegare, perché in tante mi chiedete: hai fatto qualcosa di diverso? Ma non capisco cosa c'è qualcosa di diverso. Allora, ho cambiato la riga dei capelli, da destra l'ho messa a sinistra e sto cercando di spostarli più spesso, in modo che non cadano sempre, appunto, da una parte, perché tendono a rimanere molto piatti se abbiamo la riga sempre da una parte. Comunque, questo è quello che ho cambiato, ma quello che veramente probabilmente mi farà sembrare diversa sarà il filler che vado a fare adesso al labbro superiore. Sapete che già l'ho fatto tipo un anno fa, però ormai è svanito completamente l'effetto, siccome io ho sempre avuto questa fissa del, cioè, ho il labbro inferiore, cioè grosso, e quello sopra inesistente. Quindi alla fine ho deciso di rifare il filler, che appunto è acido ialuronico, dura solo 6-8 mesi, dipende, poi se ne va. Se fosse una cosa irreversibile non la farei mai, però siccome è una cosa tra virgolette naturale che viene riassorbita dal corpo, vado a rifarlo ancora questa volta e poi vedremo. Però sono super contenta, ma devo muovermi, che perché tra un po' ho l'appuntamento e voi ovviamente venite con me. Se siete impressionabili, saltate magari il pezzo dove si vede le iniezioni che sta per arrivare. Quindi ecco, a dopo, aiuto!
sono tornata a casa e vi devo dire che ha fatto male, ma meno dell'anno scorso. Mi hanno messo molto meno rispetto all'anno scorso e questo mi rende felice, perché se vi ricordate avevo diversi grumi, sono spariti tipo dopo 3 settimane, un mesetto. E ormai sono passati 10 mesi, quindi appunto ho deciso di rifarlo. O ancora, qui c'è Gatto Denver, io devo sempre filmare lui, Garo Remer, sempre, tu sei sempre protagonista. E quello che volevo dire è che adesso sono super super gonfie, perché ovviamente appena fatte tutti i filler si gonfiano le labbra. E tipo mi ha detto che più o meno tra 3 giorni il gonfiore dovrebbe sparire. Sono molto contenta, però per adesso mi ha detto che domani saranno ancora più gonfie. Quindi questo è quanto, adesso io mi cambio e devo mandare Tomasz in farmacia, perché mi ha detto di andare a prendere la pomata antibiotica, mi sono completamente dimenticata, quindi ha detto Tomasz che va lui un attimino. E sì, adesso mi cambio, mi metto comoda, perché la prima cosa che faccio quando arrivo a casa, tolgo tutto quanto, tutti i gioielli, i vestiti e mi metto in pigiamone. Yes. Mentre aspetto Pupetto, che è andato in farmacia a prendermi la pomata, io e Garo Remer ci mangiamo un po' di mandarini. Yum. Sì, ma Garo Remer, ma tu chiacchieri sempre tantissimo. Il mio piccolo gattino duro bianco e un po' arancione. Duro bianco. Ah, farvi notare, sono tornate le calze con l'alce natalizie e peli di Denver ovunque. Sì, quanto amo queste calze, cioè sono fantastiche. E sotto hanno anche i cosi antiscivolo, notare, notare. Mentre Pupetto si allena, qua manca solo la musichetta di Rocky, i gatti lo guardano. Non hanno ben capito che cosa sta succedendo. Bravo Pupetto. E io invece ho caricato il video vlog e come al solito rispondo sempre a tutti i vostri commenti, vi lascio il cuoricino, mi piace un sacco essere attiva nei commenti, spero che si veda, insomma, che li leggo sempre tutti, 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 tutti. Stanco? Un po'. Pupetto si sta allenando qua, continuano gli allenamenti. E io invece vado a farmi la cena, visto che sono 7:30, ho fame. E questa è una zuppa che già avevo preso e mi ricordo che era buonissima, quindi oggi ne ho riprese 3, sono tipo fissata in inverno con le zuppe, minestre, eccetera. E oggi faremo la vellutata di zucca e carote, che ovviamente non è fatta in casa, però secondo me non è male, non è male, vedremo. Ok, si sta facendo nel microonde, ho messo 3 minuti, un po' più di 3 minuti, sì! Sì, Gatto Denver, sì, Gatto Denver, sì. Ok, questa è la vellutata di zucca. Sembra buona, il profumino è molto buono. E poi vicino c'è una mozzarella. Ho già mangiato un pezzo, come potete notare. Questa è la mia cenetta. Buon appetito! E adesso finalmente fa la papa anche Tomasz, che si è allenato. Come è andato l'allenamento? È andato bene? Non ho finito tutto, però... Mannaggia! Bene, dovete sapere bene che Tomasz si allena tipo 6 ore al giorno. No, no, questa è una cavolata, non è vero. 4 ore. Oggi ho fatto 2 orette. No, come 2 orette? Ah, sì, è vero, è vero. Oggi poco, oggi. Però di solito 4 ore. Ma no. Dai. Non dirmi di no, non è vero. No, dai. Sì, se inizi sempre alle 3 ma e no, vai avanti fino alle 8. Ma sì, ma. Ah, ecco. No, vabbè, ma dai. Senti, tu non dire a tua moglie questa è una cavolata, che qualcuno poi dormirà sul divano. E non sarò io. Ma ti lascio mangiare, dai. A Tomasz ho preparato. Cosa? Cosa hai preparato? Ho preparato la... Ma non so se è la iota questa, se perché non ci sono i crauti. Non credo. Comunque, è tipo, sì, è una tipo la iota. Sì, è tipo la iota triestina, che è una minestra con fagioli, carote. Oddio, cosa c'è ancora? Piselli, carne. Ma questa era fatta sua nonna e credo non ci siano i crauti. Poi c'è la cipolla e un, appunto, un bel pezzo di carne e qualche patata. Io l'ho solo riscaldata, in realtà non mi prendo il merito della minestra. E qui invece c'è l'insalata, questa è valeriana, che è la preferita di Tomasz, e poi ci sono pomodorini, ciliegini, quelli piccolini, e mozzarella. Buon appetito. Grazie. Buon amica. Appetito. Un'altra cosa molto figa, e dopo cena mettiamoci a piegare la roba, ho all'asciugatrice un sacco di roba. Molto interessante, molto fashion questo video oggi, ma questa d'altronde è la vita quotidiana, quindi devo piegare un sacco di roba, altra roba là. E nel frattempo sto guardando, appoggiato qua, ebbene sì, sto guardando un video, non mi ricordo lei come si chiama, ma è una vlogger inglese e mi piace un sacco il suo stile e i suoi video mi piacciono tantissimo, quindi mettiamoci al lavoro.
E a tutti fare così. Laggiù l'acciaio. Fatevi gli affari vostri. Tomas, ho fame. Traduzione, io ho fame. Vuoi un altro Kinder Brioche? Due ce ne sono ancora. Esatto, una potrei lasciarla a me. No! Dai, devo sempre mettere beep nei video. Oh, io glielo ho detto, Tomas, fino a quando tu non impari a stare senza dire parolacce, noi non avremo figli. Vuoi una carta che... Oh, finalmente c'è la pubblicità. Mi ha costretto... Dove vai? No! Va a mangiarsi la Kinder Brioche! Non ci posso credere, non ci posso credere! Vergognati! Ladro di merendine! Ladro di merendine! E per colpa sua, perché mi sta obbligando, dovete sapere, mi sta obbligando a guardare un film con Clint Eastwood, un western. Io non ho parole, non ho parole. Sono stata a piegare la roba per un'ora e lui c'è zero. Silenzio totale, film di Clint Eastwood. Ieri c'era un film che piaceva a me. Beh, Tomas ha dormito per tutto il tempo, non vi dico altro. Cosa stai facendo di là? Io scommetto che ne ha prese due di merendine. Io scommetto... Tutto il pacco ha preso! No. Vergognati! Non ce ne sono solo due! Io, sai quante ho mangiato io di tutto il pacco? Una! Una! Guardalo, guardalo! Solito! Hanno cambiato i pacchetti, mi ricordo che una volta erano trasparenti. Vero? Ti ricordi? Erano tutti trasparenti una volta. Vi ricordate? Se vi ricordate, commentate, non so quanti anni fa, ma erano tutte trasparenti. È che io ho perso 5 anni di merendine Kinder perché ad Astra non esistevano. Santi numi! Signor! Oh, ancora! Ancora! Allora che film stiamo guardando? Ah, non riesce a parlare. Guardalo, guardalo, non riesce neanche a parlare. Strafoghiamoci di dolcetti, sì? Non la lasci alla tua mogliettina l'ultima Kinder Brioche? No! Dormi sul divano stasera? Il film Gli Spietati di Clint Eastwood. Ah. E ci sono Clint Eastwood e Morgan Freeman. E se a me non piace sto film? Non so. Dai! Questa è l'ultima. E se a me sto film non piace, adesso voglio cambiare canale? È bellissimo questo film. Bellissimo. Ok, vado a leggere i vostri commenti sotto l'ultimo video. È molto più divertente che stare a guardare sto film. Guardalo in estasi. Allora io ti mangio il budino alla vaniglia tuo? Ah sì? Ah, quello me lo molli? Fa schifo, è scaduto? Cos'è? No, ce ne sono 5 o 6. Ah, grazie per questo. Bene. Finalmente quel film terribile è finito. Credo di aver visto tipo due scene e c'erano solo parolacce. Parolacce, sparatorie. Questi sono praticamente film western. No, non lo so, in realtà non ne ho mai visto uno. Cioè tipo solo a pezzi, perché poi mi annoio. E tipo stavo sul cellulare a guardare siti e tipo Asos eccetera per prepararmi per il Black Friday. Comunque adesso siamo nella nostra stanza da letto, che in questo momento è un po' un casino, perché ho già il pigiama pronto. Questo è il mio pigiama. Sì, natalizio, con tutti gli emoticon e le emoji, come si chiamano, non sono sicura. E quando vi saluterò, vi darò la buonanotte, andrò subito a montare questo video. Ma volevo dirvi quanto mi piace la nostra stanza da letto e la sera venire qua a fine giornata per prepararsi per andare a nanna. È la cosa più bella, amo la nostra cameretta. E Pupetto si sta facendo il bagno, dopodiché va a nanna. Anch'io, no, io mi metterò al montaggio del video, dopodiché andrò a nanna anch'io. E niente, mi sa che vi darò la buonanotte adesso, quindi buonanotte ragazzi e ragazze, un bacio grandissimo, grazie come al solito per tutti i bellissimi commenti che mi mandate. Ah no, in realtà prima di salutarvi volevo fare l'aggiornamento sulle labbra, che sono ancora gonfie ovviamente, e fanno un po', tipo non sento assolutamente niente, però quando le arriccio tipo sopra sento un po' di fastidio, ma... assolutamente niente di che, sono molto molto contenta, anche se appunto si sgonfieranno ancora, quindi non è il risultato finale, ma poi devo tornare la settimana prossima per la seconda, il secondo round di filler, perché la abbiamo dovuto farli in due tempi in modo appunto da non sforzare troppo, da non iniettare troppo tutto d'un tratto, quindi è meglio dividere in due tempi, quindi
Sì, questo è quanto. E sono gonfie, un pochino fastidio, lo sento. Tipo strano, adesso ho messo la crema che mi ha consigliato, vi faccio vedere qual è. E si chiama Fucidin. Eccola qua, è questa Fucidin crema. E l'ho già applicata. E mi ha detto di metterla 2-3 volte al giorno, iniziando da questa sera la prima volta. Quindi questo è quanto, e adesso vi do davvero la buonanotte, ma prima assolutamente voglio ringraziarvi, perché tutti i bei commenti che mi lasciate per me non sono affatto scontati, e apprezzo tanto 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 che vi prendiate del tempo davvero nelle vostre giornate per andare, scrivermi, mandarmi tipo messaggi privati, commenti, insomma per me valgono veramente tanto, non sono mai parole sprecate quelle che mi scrivete, anche se magari tipo su Instagram in tante mi scrivete e io vado e leggo i messaggi che mi mandate in direct, però magari non clicco su allow, ma comunque li leggo, anche se davvero mi scuso tanto e mi dispiace tanto tanto tanto, ma non riesco veramente a rispondere neanche a un decimo delle persone che mi scrivono, però sappiate che apprezzo un sacco tutto quello che mi scrivete e apprezzo tutti quanti voi. Quindi questo è quanto, vi do la buonanotte e noi ci vediamo al prossimo video. Bacio, ciao.